C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli. «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla», disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli. «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!» Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo. «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito!» «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda
ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua. Bagheera, corri e salta nell'acqua! Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato. «Sono qui, intrappolato nella torre!» Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore. Tutto ok, Mowgli? Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore. Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte. Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille. Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando. D'ora in poi starai sempre con loro. Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli. I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.
C'era una volta una coppia di anziani che viveva in una piccola vecchia baracca nei pressi della foresta. Avevano una vita felice e pacifica. Il loro solo rammarico era non avere mai avuto figli. Un giorno, mentre la vecchia signora stava preparando l'impasto per i biscotti, entrò il marito in cucina. Tesoro, che cosa stai cucinando oggi? Oh, tesoro mio, oggi sto preparando un omino di pan di zenzero. L'anziana signora lavorò l'impasto e ne tagliò un biscotto a forma di omino. Dopo averlo messo in forno, si sedette e aspettò che l'omino di pan di zenzero fosse cotto. Quando sentì il delizioso profumo di biscotti nell'aria, si mise i guanti da forno e tirò fuori l'omino di pan di zenzero. Ora doveva decorarlo. Gli fece gli occhi con l'uvetta e il naso con una caramella. Poi usò un po' di glassa per fargli i capelli e i vestiti. Infine usò delle ciliegie per fargli i bottoni. Guardò il suo capolavoro e disse: il mio omino di pan di zenzero è proprio bellissimo, ma mi sembra che manchi qualcosa qui. L'anziana signora lo guardò con più attenzione e... Oh, la bocca! Ho dimenticato la bocca! Disegnò con la glassa una bocca sulla faccia dell'omino di pan di zenzero. Ora sì che sei proprio un bell'omino di pan di zenzero! E avvenne qualcosa di inaspettato. Grazie mille! Ma non è possibile! Tu sai parlare! L'omino di pan di zenzero si alzò all'improvviso e iniziò a correre. Esatto! E so anche correre! L'omino saltò dal tavolo della cucina, sulla sedia e poi sul pavimento, iniziando dunque a correre verso la porta che dava sul giardino. Torna indietro! Torna indietro! Urlò l'anziana signora. L'omino di pan di zenzero iniziò a parlare mentre correva. Sì, sì, corri più veloce che puoi! Nessuno può prendermi perché io sono l'omino di pan di zenzero! L'anziana signora uscì in giardino e iniziò a inseguire l'omino di pan di zenzero. Il marito, guardando dalla finestra, vide la moglie correre e gridò: ehi, omino, dove stai correndo? L'anziana, mentre correva, gli rispose gridando: il mio omino di pan di zenzero è scappato! Devo prenderlo! L'anziano signore era senza parole. L'anziana correva, ma l'omino di pan di zenzero era troppo veloce per poterlo acciuffare. Dopo poco, l'omino arrivò vicino a una fattoria. Una mucca che stava pascolando lo notò. Oh, che bel biscotto! Devo prenderlo e mangiarlo! Quindi anche la mucca iniziò a rincorrere l'omino di pan di zenzero. Aspetta! Non correre così! Devo mangiarti! Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una donna vecchia sta cercando di prendermi, ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! L'anziana e la mucca rincorrevano l'omino di pan di zenzero e questa volta un maiale a notarlo. Un omino di pan di zenzero, proprio quello che ci voleva! Aspetta, ti voglio acciuffare! L'omino di pan di zenzero rispose mentre continuava a correre. Sì, sì, corri più veloce che puoi! Anche una vecchia donna e una mucca stanno cercando di prendermi! Ma nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! Mentre stavano correndo, l'omino di pan di zenzero davanti, l'anziana, la mucca e il maiale dietro di lui, una gallina in cerca di cibo notò l'omino. Quello deve essere il mio pranzo! Così si aggiunse anche la gallina agli inseguitori. Corri quanto vuoi, omino di pan di zenzero! Io ti prenderò! Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca e un maiale non sono riusciti a prendermi! E nemmeno tu ce la farai! Nessuno potrà farlo perché sono l'omino di pan di zenzero! Con l'omino in testa, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina continuavano a correre, ma l'omino di pan di zenzero li stava distanziando sempre di più. L'omino di pan di zenzero era tanto felice e fiero di se stesso. Sono il più furbo e veloce omino di pan di zenzero al mondo! Sì, sono io! Nessuno può prendermi perché sono l'omino di pan di zenzero!
Ma quando guardò avanti, vide che si stava avvicinando a un fiume e l'omino di pan di zenzero si fermò, perché sapeva che l'acqua l'avrebbe sciolto immediatamente. Oh, oh, e ora che faccio? L'anziana, la mucca, il maiale e la gallina si stavano avvicinando. Proprio in quel momento spuntò fuori da dietro un albero una losca volpe. Io so nuotare e se vuoi posso aiutarti. L'omino di pan di zenzero pensò. E se poi mi mangi? Non ti devi preoccupare, non voglio mangiarti, ma solo aiutarti ad attraversare il fiume. L'omino di pan di zenzero si fidò della volpe furba e si aggrappò alla sua coda, stringendola più forte che poteva. La volpe saltò nel fiume e iniziò a nuotare. Nel frattempo, l'anziana, la mucca, il maiale e la gallina erano arrivati al fiume e videro l'omino di pan di zenzero in groppa alla volpe. Impotenti, li guardarono allontanarsi, sapendo che non li avrebbero mai raggiunti. Il fiume si fece sempre più profondo e l'acqua iniziava a salire. Ehi, volpe! Tieni in alto la coda! Mi stavo quasi per bagnare! Saltami sul dorso, è molto più sicuro lì. L'omino di pan di zenzero saltò sul dorso della volpe. Nuotarono ancora per un po' finché il fiume non divenne ancora più profondo e il dorso della volpe iniziò a sprofondare. Temo che così ti bagnerai. Saltami sulla testa, così starai più in alto. Dai! L'omino di pan di zenzero salì sulla testa della volpe che continuò il suo piano, facendo scivolare la testa nell'acqua. L'acqua sta salendo troppo, perché non sali sul mio muso? Così starai più in alto. Quindi l'omino di pan di zenzero salì sul muso della volpe. Proprio mentre stavano per raggiungere l'altra sponda, la volpe alzò il muso facendo saltare in aria l'omino e aprì le fauci. L'omino di pan di zenzero stava per caderle in bocca e la volpe stava per mangiarlo. Ma non andò a finire così. Mentre l'omino stava ancora volando in aria, un corvo che volava proprio sopra di loro lo prese con il becco. La volpe rimase a bocca aperta e li guardò volare via. L'omino di pan di zenzero aspettò che si allontanassero ancora un po' e poi chiese: i corvi mangiano i pan di zenzero? Certo! Quando il corvo aprì il becco per parlare, l'omino di pan di zenzero cadde per terra e iniziò a correre più che poteva. Sì, sì, corri più veloce che puoi! Una vecchia donna, una mucca, un maiale, una gallina, una volpe e un corvo hanno cercato di prendermi, ma nessuno potrà farcela perché sono l'omino di pan di zenzero! L'omino di pan di zenzero continuò a correre e non si fermò mai. Se vedi un omino di pan di zenzero che sta correndo via, non inseguirlo, perché lui è l'omino di pan di zenzero e nessuno riuscirà a prenderlo.